Va ora in onda Che la dolcezza ancor dentro mi suona. Dante in musica, a cura di Alberto Battisti. Ben ritrovati con il nostro Dante in musica. Alla fine della prima trasmissione, quella appunto dei primi approcci musicali che riguardano Dante o la Divina Commedia in particolare, abbiamo ascoltato un canto del Conte Ugolino, il 33° dell'Inferno, intonato da Nicola Zingarelli. E riprendiamo da quel punto oggi per vedere la fortuna di Dante nella musica italiana del XIX secolo. Zingarelli fu davvero anticipatore nel 1805 quando compose quella cantata ispirata alla pagina dantesca. E il compositore che immediatamente lo segue, siamo nel 1806 con una redazione dello stesso canto del Conte Ugolino, il mito del Conte Ugolino, vi ricordate, ne abbiamo parlato, è proprio il primo che si afferma fra i grandi personaggi della commedia come suggestione sia nel campo della pittura, ricordiamo la fondamentale tela di Joshua Reynolds, che dà un po' il via a tutto il percorso di illustrazione nelle arti figurative della Divina Commedia, che è proprio ispirata al Conte Ugolino nella Torre della Fame. E questo compositore è legato a Morlacchi perché fu per breve tempo suo allievo, ma poi insoddisfatto passò all'insegnamento al Liceo Filarmonico di Bologna di padre Stanislao Mattei, lo stesso grande insegnante erede del magistero di padre Giovanni Battista Martini, che insegnò a Gioacchino Rossini giovanissimo. Sto parlando di Francesco Morlacchi, un importante compositore che è nato a Perugia dopo un'attività italiana abbastanza breve, tutto sommato, viene chiamato a Dresda come Kapellmeister da Federico Augusto I, re di Sassonia, che in quel momento era alleato di Napoleone contro la Prussia, quindi una rivalità fra principi tedeschi nella guerra del 1806 che terminò con la disfatta prussiana nella battaglia di Jena. Era il 1810 quando Morlacchi si trasferisce a Dresda e là si trovò a competere con il direttore della Deutsche Oper di Berlino, quindi dell'opera in lingua tedesca, che era niente meno che Karl Maria von Weber, alfiere del gusto romantico, direi uno dei personaggi fondamentali della creazione dello stile, del linguaggio e appunto dell'opera tedesca romantica. Basti ricordare qui almeno il Freischütz Franco Cacciatore, Auriante, Oberon. E per Morlacchi naturalmente furono dolori, perché confrontarsi con un gigante come Karl Maria von Weber qualche ferita la provocò. Ricordo che tra l'altro ebbe anche un'altra sfortuna di mettere in musica un barbiere di Siviglia con l'antico libretto usato da Paesiello nel 1782, nello stesso anno in cui lo metteva in musica con un nuovo libretto molto più efficace, molto più agile, molto più brillante, quello di Sterbini, Gioacchino Rossini a Roma. Il suo più noto lavoro di teatro musicale fu Tebaldo e Isolina, che venne dato al Teatro della Fenice a Venezia nel 1822. E l'ultimo suo lavoro, e questo è significativo, ma incompiuto perché non riuscì a terminarlo, fu una Francesca da Rimini. Quindi di nuovo troviamo un soggetto dantesco che avrebbe dovuto in qualche modo, è evidente, traghettare lo stesso Morlacchi, figlio di una scuola neoclassica italiana, nel mondo romantico, senza che questo gli riuscisse perfettamente. La prima versione del Conte Ugolino, fatta proprio come un esercizio di scuola, è del 1806 e figuratevi, è una cantata per soprano e archi. Ora che si dia voce al Conte Ugolino con una voce di soprano è abbastanza improbabile.
dice lo stesso Morlacchi, proprio per esercizio di studio, però riprese questo lavoro e lo trasformò radicalmente nel 1832, quando era a Dresda, e questa volta non soprano, ma giustamente per basso, per voce virile, è la più profonda delle voci virili, e pianoforte. È interessante notare le circostanze che portarono a questa redazione del 1832. Al suo fido amico, che poi diventerà in qualche modo anche l'esecutore testamentario di Morlacchi quando lascerà a lui tutta la sua musica, tutti i suoi manoscritti, Antonio Mezzanotte di Perugia, nel 1834 scriveva: «Ho posto in musica per voce di basso baritono parte del canto 33esimo dell'Inferno di Dante, col solo accompagnamento di pianoforte. Qui ha prodotto una grandissima sensazione». Qui stiamo dicendo Dresda, quindi siamo in Germania. Un pubblico attento ai contenuti, ai valori, alle emozioni, ai brividi, potremmo dire, visto quel carattere un po' horror di questa scena del Conto Golino, fra i tedeschi, fra il pubblico, diciamo, di cultura tedesca. Pensate, amico, continua Morlacchi, che nel mezzo della Germania, a Dresda, si trova una società di dantisti che ogni martedì dell'anno consacrano alla lettura di Dante, che conoscono e ammirano forse più degli italiani medesimi, il nostro principe Giovanni Nepomuceno, Johann Nepomuk di Sassonia, ne sta facendo la traduzione in versi tedeschi. Vi prevengo che questa musica non è per tutti, dice Morlacchi. Solo i veri conoscitori di Dante potranno gustarla. E questa missiva all'amico Antonio Mezzanotte ci rivela che davvero il contesto in cui sta fiorendo la rinascita dantesca europea, oltre l'Inghilterra, è prevalentemente la Germania. La Germania che ha già tradotto con Schlegel la Divina Commedia, con un lavoro di altissima qualità, peraltro. La Germania che ha visto parlare Hegel nella sua estetica dei valori di Dante. La Germania che avrà poi in Goethe uno dei massimi geni a celebrare la ritrovata grandezza di Dante Alighieri, modellando proprio sul paradiso, sulla salvezza attraverso la figura femminile, das ewig weibliche zieht uns in an, l'eterno elemento femminile ci porta in alto, del suo Faust, della seconda parte del Faust, sul paradiso di Dante. È indubbio che questo rapporto di dialogo e di ispirazione abbia influito su Goethe e sull'opera massima di Goethe, cioè l'altro grande mito che insieme a Dante popola l'universo culturale del XIX secolo, e che quindi diventa in qualche modo il passepartout più importante, il veicolo di propagazione in terra tedesca del mito dantesco, ancor più e molto di più, in modo molto più diffuso, più capillare, come testimonia la lettera di Morlacchi, di quanto non succedesse in Italia nello stesso periodo. Ma di questo parleremo un po' più avanti. Dopo aver ascoltato il canto 33esimo della Divina Commedia, nella interpretazione del basso Mirko Palazzi e del pianista Marco Scolastra, che devo ringraziare di cuore anche a nome vostro, cari ascoltatori, perché questa registrazione mi è stata concessa eccezionalmente in anteprima. Farà parte di una edizione discografica di prossima pubblicazione, ma quello che ascolterete è proprio una sessione di registrazione realizzata tra l'altro su uno straordinario strumento di fine Ottocento, un Bechstein, che fu un dono di Franz Liszt a un principe romano. Quindi è anche un suono, potremmo dire, non dell'epoca di Morlacchi, naturalmente non è un pianoforte che risale al 1832, però che ha un fascino d'antico, un profumo, potremmo dire, sonoro speciale, perché si tratta di uno strumento davvero prestigioso. Quindi grazie ancora una volta a Mirko Palazzi e a Marco Scolastra, perché ci hanno donato questa primizia di Francesco Morlacchi, il canto 33esimo della Divina Commedia. Buon ascolto.
pensando ciò che al mio cuor s'annunziava. E se non piangi, e se non piangi, e che pianger suori, già eran desti e l'ora s'appressava che il cibo ne soleva essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. Amen.
poscia che fummo al quarto divenuti, Gaddo mi si gittò disteso a piedi, dicendo: nell'interpretazione di Mirko Palazzi e di Marco Scolastra abbiamo ascoltato il canto 33° della Divina Commedia, intonato da Francesco Morlacchi. Come avete sentito la differenza rispetto al suo non troppo amato maestro Nicola Zingarelli è quella di un pezzo che si libera delle forme chiuse, dell'alternanza fra recitativo e aria, o arioso potremmo dire, creando invece una vera e propria scena d'opera, uno stile di declamazione musicale che mira a un rinnovamento delle classiche forme in cui si era formato appunto Francesco Morlacchi, che va verso un tentativo, certamente riuscito forse solo in parte, potremmo dire, di rendere profondamente espressiva nell'intonazione la portata quasi violenta del verso dantesco. E in realtà poco prima che Morlacchi si applicasse al canto 33° della Commedia abbiamo un altro compositore, un giovane compositore, nel 1826, che si applica al medesimo testo. C'è, come dire, una straordinaria popolarità del conto Golino come soggetto ideale per ricreare nel campo della musica da camera, naturalmente, però l'atmosfera di una grande scena d'opera. Ugolino diventa il modello di un personaggio a forti tinte, a sbalzo violento, che si addice perfettamente alla nuova temperie di un melodramma che sta cercando nuove passioni e si allontana dagli equilibri, dai temperamenti
formali dell'epoca precedente. Sto parlando del saggio, chiamiamolo così, dantesco di Gaetano Donizetti, che risale appunto al 1826, poi verrà pubblicato nello stesso anno, ma in edizioni molto limitate, a Napoli da Cottrau, e finalmente avrà poi una maggior diffusione quando Ricordi lo pubblicherà nel 1843. In quel momento Donizetti, cioè nel 1826, è a Napoli e sta tentando una scalata, la scalata al Teatro San Carlo, al teatro più importante d'Europa in quel momento, che Rossini aveva lasciato 4 anni prima per poi passare in Francia, come è noto. E questa scena è scritta su misura per un grande interprete rossiniano, il basso Luigi Lablache. E in quel momento, per l'appunto, il nostro Nicola Zingarelli, cioè il primo a aver trattato il Conte Ugolino, è il direttore del Conservatorio di Napoli. Quindi ci troviamo in una curiosa convergenza ancora una volta, in cui Donizetti in qualche modo si misura a distanza, ma non troppa distanza, con Nicola Zingarelli, la cui intonazione del Conte Ugolino era ben nota. Questa intonazione è ormai a pieno titolo una pagina di musica romantica. È una sorta di alba del romanticismo musicale dell'opera italiana. E risente, evidentemente, di quella nuova passione diffusa per Dante che è stata inaugurata da Vittorio Alfieri alla fine del Settecento e poi portata avanti da Foscolo, ma estesa in particolare, in questo caso specifico, da Vincenzo Monti, che pubblica un'edizione a sua cura della Divina Commedia nel 1822, tanto che Donizetti dichiara in calce alla sua intonazione del Conte Ugolino di essersi chiaramente avvalso di quella edizione del Cavalier Monti a certificare la bontà del testo usato. Perché c'era bisogno di questa specifica? Perché il testo di Dante circolava, sì, ma molto spesso in forme emendate. Cioè la lingua dantesca, le sue asprezze, le sue durezze, le sue anche volgarità ricercate e sbattute, per così dire, no? In faccia al lettore, questo linguaggio forte che attinge le vette supreme della dolcezza e della bellezza come le più infime gradazioni di un'umanità ormai quasi ferina, era sottoposto a un espurgamento, un'espurgazione di questi termini e quindi modificato per renderlo più leggibile, meno indigesto a orecchie troppo caste. Invece l'edizione del Monti restaura, per così dire, nel 1822 la lettera della Divina Commedia e dà anche avvio a un processo filologico che non finirà mai, ma che trova poi nell'edizione celebre del Petrocchi del secondo Novecento il suo punto di arrivo. E oltre a questi nomi dobbiamo dire che il merito di aver poi creato il personaggio di Dante come padre della patria, di una patria agognata, di una patria desiderata, di una patria che si vuole ormai unita e che quindi si respira l'aura del risorgimento, è Giuseppe Mazzini, il quale avrebbe curato la prefazione alla commedia con il commento di Ugo Foscolo, realizzata a Londra, nel 1842-43. Siamo con un Mazzini esule a Londra, come è esule era stato esule Ugo Foscolo. A questo proposito potremmo citare proprio le parole di Mazzini. La commedia di Dante è immedesimata nella patria, nella religione, nella filosofia, nelle passioni, nell'indole dell'autore e nel passato e nel presente e nell'avvenire
dei tempi in che visse ed in questa civiltà dell'Europa che originava con esso, se non da esso, e ne vediamo i progressi narrati da mille scrittori, di padre in figlio. È il linguaggio di chi vaticina, insomma, di chi si fa interprete profetico delle sorti di tutta una nazione. E qui troviamo un'altra strategia musicale importante usata da Donizetti e nuova, almeno destinata certamente ad avere un bel futuro e importante nella tecnica del melodramma italiano romantico, cioè l'uso di un tema guida, di un elemento melodico o di un soggetto, certe volte anche una semplice cellula, che diventa ricorrente e che riporta in questo caso il senso di quel tu vuoi ch'io rinnovelli, disperato dolor che il cor mi preme. E ancora una volta la tonalità prescelta è quella di re minore, la tonalità funesta del brivido metafisico, del grande interrogativo su ciò che ci aspetta dall'altra parte. Una volta esaurita questa vita, c'è una potenza di ritratto sconvolto, contratto nel dolore, che rivive in questo racconto. È un ritratto ben diverso per efficacia e per scultura musicale rispetto ai due Ugolino che abbiamo già ascoltato, Zingarelli e Morlacchi. E possiamo dire ancora una volta la prima lettura autenticamente romantica di Dante in Italia. Ma potremmo anche estendere all'Europa questa osservazione e questo commento, perché abbiamo visto che Liszt arriva a Dante soltanto nel 1837. È un grande monologo narrativo che diventerà caro a tanti luoghi illustri del melodramma italiano, del grande melodramma italiano romantico. È una pagina in cui, a mio avviso, Verdi stesso trovò ispirazione, di cui dovette far tesoro per scolpire la dolente umana grandezza di tanti suoi personaggi. Eccolo il Conte Ugolino di Gaetano Donizetti, interpretato da un grandissimo Alessandro Corbelli, baritono, e da Andrea Dindo al pianoforte. Un'edizione davvero pregevole.
che modo venuto se qua giù. Ma Fiorentino mi sembri veramente quand'io t'odo. Tu devi saper ch'io fui il conte questi d'arcivescovo Ruggieri, or ti dirò per chi son tal vicino. E per l'effetto de suoi del futuro mi squarcio il velame. Questi pareva a me maestro e danno, cacciando il lupo e i lupi cini al monte, perché i pisan veder Lucca non può. Si spondi e con l'anfranchi savea vesini nati dalla fronte. In picciol corso mi pareano stanchi lo padre e i figli e con gute sane mi pare a lor veder fender li fiori.
annunziava. E se non piangi, e se non piangi, di che pianger suoni? Di che pianger suoni? L'altro sol nel mondo uscì. Oh.
Era il Conte Ugolino di Gaetano Donizetti, canto 33esimo della Divina Commedia, 1826, ma nella revisione pubblicata da Ricordi nel 1843, con Alessandro Corbelli, baritono, e il pianista Andrea Dindo. Ricordiamo che, tra l'altro, Donizetti ha scritto anche un'opera nel 1837 di argomento dantesco, anche se è tutta una, come dire, una storia inventata di sana pianta, ma che si ispira a quei pochi versi del Purgatorio in cui appare Pia dei Tolomei. Deh, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricordati di me che son la Pia. Siena mi fe, disfecemi Maremma, salsi colui che in anellata pria disposando m'avea con la sua gemma. Questi pochi versi dettero origine a una quantità, diciamo così, di riscritture fantastiche, naturalmente romanzesche, della vicenda di questa infelice donna, nobildonna senese, la Pia dei Tolomei, tra cui anche l'opera di Donizetti, come ho detto, composta nel 1837, che qualche anno fa è stata proposta in una felice
riscoperta dal Teatro Verdi di Pisa. E passiamo a questo punto a quello che è il grande protagonista fra i temi danteschi cari al romanticismo e che avvicenda in qualche modo il primato fin qui tenuto dal conte Ugolino, cioè Francesca da Rimini. Forse la primissima versione musicale ispirata a Francesca da Rimini e a Paolo Malatesta è una Francesca da Arimino, letteralmente, è composta all'inizio dell'Ottocento e conservata nel fondo Basevi della Biblioteca del Conservatorio di Firenze, che è una cantata per soprano, violino, violoncello e pianoforte di tal Vincenzo Fiocchi. Manca naturalmente un'esecuzione disponibile di questo pezzo, che curiosamente però voglio ricordare proprio per il primato che detiene. Ma il primo apparire potente e suggestivo e certamente geniale dei versi che Dante mette in bocca a Francesca nel quinto canto dell'Inferno è un frammento tratto dall'Otello, dal terzo atto di Gioacchino Rossini, il quale pretese di inserire questi versi: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, in un libretto che non li prevedeva. Per esempio, in un incontro con Ignaz Moscheles del 1860, Rossini ricordava questi fatti risalenti al 1816. È a Dante che devo molto. Di musica ho appreso più leggendo Dante che in tutte le mie lezioni musicali. E sono parole davvero importanti, perché Rossini dimostra di aver colto la potenza musicale del verso di Dante, la suggestione musicale del verso di Dante, la ricchezza di contrasti che il verso di Dante offre. E va avanti dicendo, sempre al grande pianista Ignaz Moscheles: fu io che volli introdurre un verso dantesco nel mio Otello. Aveva un bel da dirmi il marchese Berio, cioè il librettista di quest'opera data a Napoli nel 1816, che i gondolieri non cantano mai Dante, perché si tratta della voce fuori scena, fuori campo, diremmo, di un gondoliere che crea l'atmosfera di terribile angoscia che sta pervadendo Desdemona nell'ultimo atto dell'Otello. Il presentimento di morte. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E questa voce di gondoliere per un canale veneziano, Rossini dice sì, lo so benissimo che i gondolieri a Venezia non cantano Dante, ma tutt'al più cantano il Tasso. E io gli risposi che lo sapevo meglio di lui, perché avevo soggiornato più volte a Venezia, ma in quella scena avevo bisogno di versi danteschi. E a voi il giudizio se questa fu un'intuizione felice. Ascoltiamola nella interpretazione di Alfonso Leos, il gondoliere fuori scena, con la Filarmonia Orchestra diretta da Claudio Scimone.
questa voce del gondoliere nel terzo atto dell'Otello di Gioachino Rossini, 1816, con la voce di Alfonso Leos e Claudio Scimone e la Filarmonia Orchestra, da una celebre registrazione discografica dell'opera. Tra l'altro Rossini non si lasciò sfuggire, con la sua ironia, in questo caso la chiamerei piuttosto sarcasmo, anche una critica a Donizetti che aveva osato comporre un intero canto di Dante, come abbiamo appena ascoltato. E dirà: ho udito che a Donizetti è venuta la melanconia di mettere in musica un canto di Dante. Mi pare questo troppo orgoglio. Un'impresa simile credo che non riuscirebbe al Padre Eterno, ammesso che egli fosse maestro di musica. Il solito brio intellettuale di Rossini, la solita verve umoristica, però questa breve e un po' acida critica fatta a Donizetti, che osava mettere le mani su un canto intero di Dante, per noi è rivelatrice di quanto Rossini temesse questi versi, di quanto Rossini avesse un legittimo timore, panico reverenziale rispetto alla potenza del verso dantesco, e la paura di rivestirlo di una musica insufficiente che addirittura potesse danneggiare la poesia. Questo è un atteggiamento che si diffonde naturalmente come una macchia d'olio durante tutto il XIX secolo nella musica italiana. Questo sacro timore di avvicinarsi a Dante. Tant'è vero che di Rossini su testo dantesco, a parte questo frammento dell'Otello, abbiamo un'altra piccolissima pagina scritta nel 1848, una pagina per voce e pianoforte, per altri risale addirittura al 1856, quindi siamo in piena epoca dei cosiddetti peccati di vecchiaia, péché de vieillesse. Ed è quasi una specie di piccolo valzerino, quasi svagato all'inizio, poi un po' turbato nell'armonia e nell'espressione sui versi di Francesca, noi leggevamo un giorno per diletto. È un foglio che viene definito dall'autore recitativo ritmato ed è composto su misura per un album di un appassionato dantista inglese. Ancora una volta vedete che sono gli stranieri poi a diventare gli ispiratori dei musicisti italiani nell'accostarsi a Dante, Lord Vernon. E per dimensioni e per linguaggio musicale adottato, alla fine è proprio un tipico péché de vieillesse, peccato di vecchiaia, uno di quei pezzi che addirittura è caparbiamente antisentimentale, come era Rossini nella sua critica al romanticismo, nel suo sentirsi inattuale rispetto al proprio tempo. Lo ascoltiamo però preceduto da un altro frammento di Donizetti, che viene proprio subito prima nella Divina Commedia, nel quinto canto. Amor che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte. Entrambe queste pagine le ascoltiamo nell'interpretazione di Marina Comparato, e mezzo soprano, cara amica, insieme ad Anna Toccafondi, altra cara amica al pianoforte, e le ringrazio per avermi messo a disposizione questa registrazione effettuata al Senato della Repubblica proprio in occasione di un omaggio musicale a Dante ospitato in quella illustre sala nel 2021. Ascoltiamo di seguito quindi Amor che a nulla amato di Donizetti e la Francesca da Rimini, questo recitativo ritmato così chiamato da Rossini di Gioachino Rossini, appunto. Amor che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona, non m'abbandona.
Seguito abbiamo ascoltato La Morca non l'amato di Gaetano Donizetti e La Francesca da Rimini di Rossini, due piccolissime, brevissime pagine, timide direi, per voce e pianoforte, nell'interpretazione di Marina Comparato, mezzo soprano, e Anna Toccafondi al pianoforte. E a questo punto l'Italia, uscita dalla seconda guerra di indipendenza del 1859 e trovatasi finalmente unita, comincia a costruire letteralmente il mito dantesco come mito unificatore della patria, unificatore della lingua, unificatore dello spirito, unificatore dei sentimenti patriottici. Le piazze cominciano a popolarsi di monumenti a Dante, ma soprattutto l'occasione arriva nel 1865 dal centenario della nascita di Dante. Siamo al sesto centenario dal 1265, l'anno in cui nacque a Firenze Dante, e che diventa opportunità nazionale a questo punto per rivolgere a Dante quella celebrazione di paternità e di identità che meritava. È un Dante certamente osservato soltanto attraverso questa angolatura, a cui sfuggono tanti aspetti della grandezza del poeta e a cui però partecipano in modo determinante altri personaggi come per esempio Francesco De Santis, l'autore della grande storia della letteratura italiana, che è uno dei principali autori della messa a punto del mito di Dante nel XIX secolo e soprattutto nell'Italia unita. In questo 1865 vengono chiamati i maggiori compositori disponibili su piazza a prestare la loro opera per celebrare Dante. Per esempio Amilcare Ponchielli, che in quell'anno scrive un sonetto per voce e pianoforte Tanto gentile e tanto onesta pare, un inno L'Italia e Dante e una cantata, manco a dirlo, Francesca da Rimini, naturalmente. Ma poco più avanti, l'anno preciso non lo conosciamo, ma siamo intorno al 1873-75 probabilmente, mentre scrive una opera, I Lituani, il cui librettista è Antonio Ghislanzoni, noto al grande pubblico per essere anche l'autore del libretto di Aida di Verdi nel 1871, mette in musica Ponchielli una versione rivista e corretta della scena della lettura del libro, del fatal libro, del galeotto libro di Francesca da Rimini. È come dire una trasposizione
che chiaramente utilizza le parole di Dante, però la porta in un contesto, potremmo dire, più borghese. Noi leggevamo un giorno, insieme, un giorno per diletto, una gentile storia piena di mesti amor. E senza alcun sospetto, ella sedeami accanto sul libro avventurato, intento il guardo e il cor. L'onda dei suoi capelli il volto a me lambia, eco alla voce mia facevano i suoi sospir. Gli occhi dal libro alzando nel suo celeste viso, io vidi in un sorriso riflesso il suo candor. La bella mano al core strinsi di gioia ansante, né più leggemmo avante, e cadde il libro al suol. Un lungo ardente bacio congiunse i labbri aneli, e ad ignorati cieli l'alme spiegaro il vol. Si tratta di una scena di seduzione che non ha più nulla di quella tragico, straordinario e sconvolgente dei due cognati della commedia, ma quei due cognati diventano forse due adulteri borghesi, oppure semplicemente due anime attratte l'una dall'altro in un contesto assai meno eroico. E questa romanzetta noi leggevamo insieme, ora ve la propongo in un Dante per così dire borghesizzato, ancora con la voce di Marina Comparato e con Gianni Fabbrini al pianoforte. È una registrazione privata che è stata effettuata a beneficio di questa trasmissione, quindi su espressa richiesta e per espressa concessione assai generosa da parte dei due artisti, che ringrazio profondamente insieme a voi per averci dato questa opportunità d'ascolto rara. Thank you.
era Noi leggevamo insieme, storiella d'amore di Amilcare Ponchielli con Marina Comparato, mezzosoprano, e al pianoforte Gianni Fabbrini. Curiosissima storia, potremmo dire, nel 1883, quindi pochi anni dopo il supposto anno di composizione della pagina di Ponchielli, si cimenta con questo stesso testo anche Giacomo Puccini, il quale davvero leva ogni elemento di enfasi romantica al testo di Ghislanzoni, e addirittura lo chiama semplicemente storiella d'amore. Questi sono due adulteri da salotto, né più né meno, che utilizzano il linguaggio dantesco, le parole sacre, potremmo dire, di Francesca nelle sue apostrofe a Dante, ma che in realtà, appunto, chissà cosa stanno leggendo, e soprattutto avranno da ben presto da godersi ben altre gioie in un'alcova che si può immaginare assai prossima. Storiella d'amore, Placido Domingo e Giulio Strudel, Giacomo Puccini. Leggevamo insieme.
Dopo aver sentito il remake di questo testo di Ghislanzoni, assai trascurabile per il valore poetico, ma certamente curiosissimo per quanto riguarda l'adozione di Dante anche in contesti ben meno epici, ritorniamo su quel 1865, che è l'anno delle grandi celebrazioni. È la grande festa fiorentina consacrata proprio a Dante. La grande festa che ha luogo in Piazza Santa Croce, con chiamata, potremmo dire, alle armi di tutti gli artisti, musicisti disponibili su piazza, a cominciare dalla grande attrice Adelaide Ristori, la vera e propria regina dei palcoscenici del teatro di prosa italiani, la quale si fa portatrice della voce del più illustre scrittore d'Europa in quel momento. E addirittura Victor Hugo, che manda una sua lettera pour le centenaire de Dante direttamente a Monsieur le Gonfalonier de Florence, al gonfaloniere di Firenze, potremmo dire il sindaco. E la lettera di Victor Hugo è naturalmente una celebrazione di un Dante innanzitutto campione d'italianità, ma universalmente campione anche di giustizia, diritti e libertà. È il Dante esule, quello che aveva mosso l'emozione e l'identificazione di Ugo Foscolo, naturalmente, che diventa per Victor Hugo il campione dell'epoca moderna e che viene associato naturalmente all'altro grande tormentato spirito italiano ammirato ovunque in Europa, cioè a Michelangelo in particolare. L'Italia si incarna in Dante Alighieri, come lui è valorosa, pensosa, altera, magnanima, pronta al combattimento, pronta all'idea. Come lui è l'amalgama, in una sintesi profonda, la poesia e la filosofia. Aveva una visione di noi certamente molto positiva. Riguardandoci oggi allo specchio, non so quanto ci potremmo riconoscere in queste parole. E l'evento forse musicalmente più significativo di quel 1865 fu la commissione che venne data 2 anni prima a un grande vecchio della musica italiana, a Giovanni Pacini, che era stato l'assistente di Rossini, che era stato uno dei protagonisti dell'opera neoclassica, autore di alcuni testi che ebbero una larga diffusione, come la Saffo, per esempio. Giovanni Pacini, ormai prossimo alla morte, perché scomparirà nel 1867, accetta la gravosa commissione di una sinfonia dedicata a Dante, ispirata a Dante, i cui termini vengono tutti ben definiti in un progetto che egli approva. Vale a dire, l'inferno sarà la rappresentazione dei tormenti senza speranza,
e verrà trasformato in un primo movimento largo infernale. Il Purgatorio, un allegretto moderato che rappresenta invece la speranza in mezzo alle sofferenze. Il Paradiso, tradotto come un larghetto angelico, rappresenterà invece la beatitudine, l'eterna felicità. Infine ci sarà un coronamento come quarto movimento di questa sinfonia, il trionfo di Dante, allegro marziale. Dante ritorna sulla terra e tutti i popoli acclamano il grande poeta. E qui la caduta è prevedibile. Pacini fa del suo meglio. Certamente la relazione della musica italiana del XIX secolo con la sinfonia, col genere sinfonico, con la musica assoluta, potremmo dire, è tutta ancora da cominciare. L'Italia del XIX secolo, almeno fino al 1865, anno di questa prima esecuzione, è una Italia immersa esclusivamente nel melodramma. Soltanto pochissimi esempi di musica da camera e di musica sinfonica sono annoverabili nella produzione dei musicisti italiani di quegli anni. E Pacini ci prova, diciamo così. Ci prova con le migliori intenzioni, e quello che ascolteremo tra poco è un nobile tentativo, ma certamente neppure lontanamente paragonabile a ciò che, per esempio, nella scorsa trasmissione abbiamo ascoltato come opera di Franz Liszt. Allora, cominciamo a osservarla un po' più da vicino, questa Sinfonia Dante, che vanta un organico importante con tromboni, oficleide, naturalmente le trombe, tutti legni, l'arpa, anche il pianoforte in organico dell'orchestra, i campanelli armonici, ne parleremo più avanti, timpani, naturalmente la gran cassa e i piatti. Il lavoro viene pubblicato poi da Ricordi, naturalmente, ed ascoltiamo quindi l'inizio di questo largo infernale, le prime battute. E qui lasciate ogni speranza voi che entrate.
E qui in partitura si legge: diverse lingue, orribili favelle. E qui, con un'indicazione forte, urtante, entra in scena Caronte. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave, non isperate mai veder lo cielo. E dopo Caronte vi faccio ascoltare da questa, che è l'unica registrazione disponibile a mia, per quanto mi è noto, della Sinfonia Dante di Pacini, cioè quella registrata dal vivo con l'orchestra del Teatro del Giglio di Lucca, diretta da Gianfranco Cosmi. Come sentite, la registrazione abbastanza precaria anche dal punto di vista tecnico, però è un documento importante, è l'unico appunto che si possa ritrovare in commercio su questa, di questa sinfonia. Sentiamo la coda dell'inferno di questa partitura, che ha, come dire, molta ambizione, ma certamente vi sarete già accorti quanto i risultati non sono poi compatibili con quelle ambizioni. Qui in partitura: ruppemi l'alto sonno, nella testa un grave tuono, sì che mi riscossi come persona che per forza è desta. Il tutto naturalmente in re minore, come sembra inevitabile quando si parla di al di là e soprattutto quando si parla di inferno. Gettiamo uno sguardo, o meglio un orecchio, nel purgatorio, nella musica del purgatorio, la speranza in mezzo alle sofferenze. Si tratta di un allegretto moderato che porta come indicazione sulle prime battute: agli occhi miei ricominciò diletto, tosto che io uscii fuor dell'aura morta. Thank you.
curioso, come avete sentito, perché lo struggimento malinconico delle anime del purgatorio viene risolto come una siciliana, una canzone un po' alla napoletana, si potrebbe dire, con questo andamento che per certi aspetti ricorda anche un po' la barcarola veneziana, come se si fosse tutti in un barcheggio al purgatorio, un po' tristi ma non troppo, insomma, ecco. E nella tipica tonalità che ancora una volta è questo re minore, la stessa tonalità del primo movimento. Passiamo a questo punto al paradiso, e qui la questione comincia a diventare davvero seria e imbarazzante perfino, perché il paradiso è visto come una specie di carillon celeste in cui compaiono quei campanelli armonici di cui dicevo prima. Sentiamone un frammento. Introdotto curiosamente da una cadenza del pianoforte. Il pianoforte ci porta in paradiso, in pratica. Ecco, qui vedete questo carillon angelico. Liszt aveva rinunciato, vi ricordate, nella scorsa trasmissione, a mettere in musica veramente il paradiso. Aveva deposto le armi. Invece Pacini tranquillamente ci porta in questa piccola giostra. Onestamente ci si potrebbe aspettare qualcosa di più dalle beatitudini celesti. Però almeno siamo passati dal re minore al relativo maggiore, cioè a fa maggiore. E qui lasciamo le gioie celestiali, sfumiamo e andiamo alla parte più imbarazzante della Sinfonia Dante di Pacini, che è il trionfo del poeta, che è una marcetta naturalmente, che cresce sempre di più d'organico fino a diventare tronfia e a naturalmente provocare grande soddisfazione nell'uditorio, che ritrova il suo eroe in vesti marziali, in un clima che è definitivamente riportato alle ambizioni del Risorgimento. Potrebbe essere una qualsiasi marcia di un'opera di Rossini, per esempio. Vi risparmio il resto, ma si arriva naturalmente al massimo fragore, come vi ho detto,
Potrete poi ascoltare integralmente in una delle prossime giornate nella nostra programmazione la Sinfonia Dante di Pacini. C'è da dire che ad onta di questo che fu comunque un grande musicista, ma qui a confronto con un'opera troppo superiore alle sue forze, allora c'è da ringraziare davvero di cuore che Giuseppe Verdi non sia cascato in questo tranello, ma era troppo sagace per potersi permettere un errore di questo genere. Tant'è vero che invece, nella sua estrema vecchiaia, ci ha regalato la più bella pagina dedicata a Dante della musica italiana del XIX secolo, e forse in assoluto direi, cioè le laudi alla Vergine dei quattro pezzi sacri, quella intonazione madrigalistica della preghiera a San Bernardo, Vergine Madre, figlia del tuo figlio. Ma non ascoltiamo oggi questa musica, la rimandiamo a delle prossime trasmissioni. Viceversa, stasera alle 20:30, dopo il termine di questa trasmissione, potrete ascoltare un'opera che in realtà non ha tanto a che vedere col mito di Dante del risorgimento dell'Italia unita. È un'opera che si pone ormai all'inizio del XX secolo, siamo nel 1903, ed è figlia di una Stimmung, cioè di un sentire europeo che è legato alla grande riscoperta avvenuta, va detto, in Inghilterra prima che in Italia, del testo giovanile di Dante, il romanzo di formazione di Dante, La vita nuova. È una grande cantica, così viene chiamata dall'autore, su parole di Dante Alighieri, per soprano, baritono, coro di voci bianche, coro, pianoforte, orchestra, un organico sterminato, di Ermanno Wolf-Ferrari, compositore su cui davvero dovremmo riporre una nuova attenzione, perché si tratta di una voce troppo a lungo messa da parte fra quelle che hanno rappresentato non solo la musica italiana ma anche quella tedesca, essendo un compositore, come già il cognome doppio rivela, Wolf e Ferrari, di doppia formazione. In realtà, se vorremmo poi collocarlo nella sua autentica posizione, dovremmo dire compositore veneziano, perché il suo rapporto d'amore profondo con la città che lo ha ospitato per tutta la vita, Venezia, e il suo rapporto d'amore con la grande voce letteraria di Venezia, cioè Carlo Goldoni, di cui trasforma le commedie in opera, rappresentano certamente il meglio della figura di questo compositore, che però, come tanti altri in Europa in quel momento, viene letteralmente sedotto, soggiogato dalla vicenda del Dante amoroso giovane che vive l'incontro straordinario con la creatura della sua vita, Beatrice, e poi la tragedia della morte di questa fanciulla. Vi rimando all'ascolto intanto stasera delle 20:30 della Vita Nuova, ma dovremo riprometterci di ritornarci sopra più avanti, proprio perché appartiene a una corrente che caratterizza la cultura europea, che ha una stretta relazione per esempio col movimento pittorico preraffaellita, con la figura centrale di quel movimento, il fondatore Dante Gabriele Rossetti, che è il primo traduttore in inglese della Vita Nuova nel 1845, e con tanti altri che scoprono un altro Dante, non soltanto quello del viaggio ultraterreno, dell'itinerarium mentis in Deum, ma anche quello appunto del giovane che dipinge questo amore beatifico, questa passione destinata a essere totalmente spiritualizzata per la sua beata Beatrix, per usare proprio l'espressione di Dante Gabriele Rossetti. D'altra parte, quel Dante conosciuto anche a livello di cartolina in tutta Europa, il Dante che incontra sul ponte Santa Trinita Beatrice in una celebre pittura del 1883 proprio di un inglese, Henry James Holiday, con la quale immagine, certamente nota a tutti voi, vi lascio in previsione dell'ascolto di stasera della Vita Nuova, cantica di Ermanno Wolf-Ferrari, alle 20:30. Frattanto vi ringrazio insieme a Roberto Spinelli, che mi ha seguito, ancora una volta Virgilio, in questo cammino dantesco che spero vi interessi.
saluto da Alberto Battisti. Abbiamo ascoltato Che la dolcezza ancor dentro mi suona, Dante in musica, a cura di Alberto Battisti.